Il Messina non lo sopporta più. Contro i peloritani, lui, che è nato proprio da quelle parti, va sempre in gol. In amichevole o in campionato, insacca sempre. Ed oggi è stato il match winner. A suo confronto Totò Schillaci, mister 7 miliardi, oggi sembrava uno sbarbatello da 4 soldi. Due reti, l'assist del gol di Romano, il derbissimo l'ha vinto lui e il cassiere del Dino Liotta. 10.000 passa i presenti sugli spalti di uno stadio che sembrava scoppiasse da un momento all'altro, polverizzati tutti i precedenti record di incasso licatesi. Una magnifica cornice di pubblico e un grande match ricco di reti, di emozioni e di colpi di scena. I cancelli del Liotta aprono a mezzogiorno, all'una lo stadio è già quasi pieno. I tifosi giallorossi sono sistemati nel lato sud della gradinata, per il resto tutto lo stadio è giallo-blu. Inutile il tentativo di due esemplari supporters di gemellare prima del match. Sugli spalti le due opposte fazioni di ultra si beccano prima, durante e dopo la partita. Niente per fortuna agli incidenti, grazie anche al massiccio spiegamento di forze dell'ordine che hanno poi scortato i pullman peloritani a fine gara. Tutto insomma è filato liscio, anche se i giallorossi sono tornati a casa con le ossa rotte. A recriminare per un dubbio intervento del portiere Bianchi sul difensore Damommio, lanciato a rete quando il punteggio era sul 3-2 per i padroni di campo. Ma il Licata, attenzione, la vittoria l'ha ampiamente meritata. Ha avuto il merito, e scusate se è poco, di bucare più volte la zona del loro vecchio trainer Zeman e di far fare a Ciucci, estremo difensore messinese, una figuraccia. Due squadre a zona dunque contro, Messina imbottito di ex Modica e Maurizio Schillaci, quest'ultimo al rientro dopo un lunghissimo infortunio, e il cieco Zeman sulla panchina. Il Licata si presenta al derby senza il portiere Zangara, va in campo Bianchi, per il resto è la formazione del dopo Papadopoulo. Privo di Pierleoni, il Messina, si comincia, che sarà una sfida ricchissima di emozioni, lo si intuisce subito. Dopo 30 secondi l'ex Modica mette i brividi addosso alla retroguardia di casa. E sul capovolgimento di fronte, al primo pallone che gli viene servito, Ciccio La Rosa va in gol. L'assist di Tarantino è di quelli che la torre licatese non sbaglia mai. Diagonale di sinistro, 1-0. Il gol, anziché spronare i giallorossi che lo hanno subito, finisce per galvanizzare i locali. Nel primo quarto d'ora si vede in campo una sola squadra. Sorce serve a Cardi, ma il biondino spara alto. 14esimo, Romano tocca per Sorce, Giovannino salta a Ciucci che lo stende, rigore. E dal dischetto La Rosa fa 2-0, il Liotta è in festa. Ed è qui che il Messina comincia a scuotersi. Prima rischia l'autogol con De Simone, poi va a dimezzare con Cambiaghi, il cui tiro da dentro l'area sorprende Bianchi. Si va al riposo con i gialloblu avanti 2-1. E chi si aspetta una ripresa alla Camomilla sbaglia grosso. Appena 6 minuti e Romano, su assist di La Rosa, ancora lui, inventa così il 3-1. Ristabilito il distacco, il Licata indietreggia a difendere la propria porta e Zeman gioca il tutto per tutto. Fuori Cambiaghi e Di Fabio, dentro l'ex Maurizio Schillaci e lo sacco. Ed è proprio Schillaci a suonare la carica, spaziando per tutto il campo come un forsennato e servendo al 19esimo Mandelli, sul quale piomba come un falco Taormina che lo stende. Rigore. Totò Schillaci batte, Bianchi respinge, Mandelli arriva e insacca 3-2. La Rosa non sta bene, chiede il cambio, entra a Campanella. Il Messina insiste alla ricerca del pari, si scopre però inevitabilmente al contropiede dei locali. Qui l'intuizione di Sorce non trova pronto Accardi. Al 36esimo Mossini dalla bandierina mette in subbuglio la difesa dei padroni di campo. Poi, un minuto dopo, l'episodio che stava per scatenare un putiferio. Damommio si presenta tutto solo davanti a Bianchi, che esce alla disperata. Il difensore giallorosso vola disteso, ma Ceccarini di Livorno fa proseguire. E non si accorge neppure che lo sacco, nella stessa azione, si è fatto davvero male. Esce in barella sanguinante, il Messina resta in 10 e per i peloritani la partita finisce lì. Le idee si appannano e il Licata trova ampi varchi in avanti. Accardi prima tenta di sorprendere Ciucci, fin troppo rilassato. Poi lo beffa al 92esimo con questo tocco delizioso che sigla il 4-2 definitivo per il 3.